Giovanni ha 58 anni e 7 figli. È un imprenditore agricolo e da molti anni è un consigliere comunale del PC. Viene colpito in piazza Marvasi all'uscita della sezione di partito dove si reca ogni sera da quello che viene definito un proiettile vagante destinato non a lui ma a un pregiudicato che si trova in libertà provvisoria e che si salva. Giovanni, trasportato in ospedale, muore qualche ora dopo. L'imprenditore è vittima innocente della faida scoppiata tra clan rivali. I suoi assassini ancora non hanno un nome né un volto. Queste cinque persone, ciascuna delle quali rappresenta un punto fermo del nostro territorio e della possibilità di liberare questa terra da un male endemico come è l'Andrangheta, sono qui per testimoniare, per raccontare, ma soprattutto per indicarci una strada. Ora, insieme a me che mi limiterò a curare questa giornata e dopo vi racconto ad Alessandro che cosa succederà, c'è appunto Alessandro Russo, al quale lascio il microfono per l'avvio. Grazie Paolo Bottero. Io intanto inizierò leggendo i nomi delle nove vittime innocenti di 'Ndrangheta, noi sappiamo che ce ne sono tante. Partiamo da queste nome e le aggiungiamo appunto a Ciccio Mice e a Rosario Garzia, che sono in ordine alfabetico: Antonio Bertuccio, Giacomo Cadalano, Michele Germanò, Giuseppe Giovinazzo, Francesco Longo, Giovanni Mileto, Michele Di Romano, Luigi Timpano e Giovanni Venta. Luigi Timpano, vittima innocente dell'Andrangheta, ucciso a Cittanova 21 febbraio 1976. Luigi ha 43 anni, è un imprenditore agrario e con il cuore stimato e apprezzato padre di 5 figli, avuti dal primo e unico amore della giovinezza, la donna che ha sposato. Il suo destino viene segnato quando è chiamato a testimoniare in un processo per confermare un evento non criminoso che avrebbe dato una svolta all'inchiesta collegata alla tragica traina di Cittanova. Un agguato con la rifara sul luogo di lavoro ferma per sempre la testimonianza e la sua vita. I suoi assassini ancora non hanno un nome né un volto. Buonasera a tutti. La frase che campeggia sui manifesti dice: la memoria è vita. E la memoria dei nomi che citava, che voglio ripetere ancora nuovamente: Alessandro Russo, Antonio Bertuccio, Giacomo Catalano, Michele Germanò, Giuseppe Giovinazzo, Francesco Longo, Giovanni Mileto, Michele Piromalli, Luigi Timpano, Giovanni Ventra. Le nove vittime che oggi ricordiamo, cercando di valorizzare la loro storia affinché la loro storia sia monito per le nuove generazioni. Permettetemi di ringraziare intanto i relatori, il dottor Gelardis, presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, il dottor Gaetano Paci, procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, il dottor Ottavio Sferrazza, procuratore della Repubblica di Palmi, Don Ennio Stamile, referente di Libera per la Calabria, Sua Eccellenza il prefetto Panico, grazie per questa sua eccezionale presenza oggi. Un saluto particolare consentitemi alla prefettura di Reggio Calabria, oggi qui rappresentata dalla dottoressa Colosimo, giusto? E quindi un saluto particolare nella sua persona al prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari. E questo saluto vuole essere anche un grazie per quanto la prefettura, lo Stato, l'insieme dello Stato sta facendo per la nostra comunità, e che con orgoglio dico che quando le istituzioni, lo Stato, lavorano tutti con lo stesso fine ed in sinergia, i risultati si raggiungono e gli obiettivi si centrano. E in questi ultimi tempi si è dato un esempio estremamente positivo di come, quando lo Stato e tutte le sue componenti lavorano in sinergia, raggiunge dei risultati eccezionali. Grazie al signor prefetto per questo. Un grazie all'Arma dei Carabinieri, presente qui e rappresentata dal suo massimo esponente
provinciale, il signor Colonnello Battaglia, che ringrazio per la sua presenza, la questura con il vicequestore e la rappresentanza del comando provinciale della Guardia di Finanza. Un saluto anche ai rappresentanti locali dell'Arma dei Carabinieri, al capitano Catizzone e al colonnello Milani. Grazie anche al dottore Montanaro del commissariato di Cittanova e un grazie anche alla caserma dei Carabinieri e al comando dei Vigili Urbani di Cittanova per quanto stanno facendo. Permettetemi di salutare anche l'onorevole Napoli, già presidente della commissione antimafia, sempre sensibile, sempre attenta al presidente, quindi che la ringrazio per essere qui, le autorità religiose qui presenti e un saluto affettuoso al nostro concittadino che è Don Pino De Masi. Un grazie particolare va però all'associazione Piana Libera, un'associazione presente da più di 10 anni, ha svolto un ruolo importantissimo e fondamentale nel far uscire dall'isolamento cui spesso ci si chiude per pudore o per riservatezza e ha portato avanti temi così delicati e importanti. Per ritornare a vivere a testa alta il ricordo dei propri cari innocentemente assassinati. Una frase che lì campeggia di José Saramago dice: noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità non meritiamo di esistere. Questa frase racchiude il senso del lavoro che l'amministrazione comunale di Cittanova, di cui io mi onoro di rappresentare in questo momento, ha inteso fare proprio in occasione di un anno particolare come il 2018 in cui decorrono i 400 anni della nascita di questo comune. Il 12 agosto questa comunità compie un compleanno particolare. E questa è una comunità che ha una storia caratterizzata da momenti esaltanti, ma anche da fasi buie e terribili. E la memoria è forse il propellente per il futuro. La memoria è vita, è fondamento materiale su cui costruire le basi del nostro futuro. E allora, come ha citato bene la dottoressa Bottero, il ricordo di Teresa Bullace, vittima nell'ambito della Resistenza, il ricordo di 105 vittime di un bombardamento di fuoco amico, per cui questo comune ha la medaglia di bronzo al valor civile nel 20 febbraio del 1943, le vittime innocenti di Acqua Appesa, tra cui c'era un cittanovese, che oggi sono riconosciute e hanno trovato, diciamo, luogo e memoria anche a Cittanova. Per ognuno di questi eventi ci sarà un monumento che li ricorderà, comprese un monumento per tutte le vittime innocenti di mafia in una piazza importante di questo paese. Per arrivare al polo della legalità, l'ho detto bene prima, Francesco Vinci, Rosario Iozia e oggi altre 9 persone che devono essere ricordate. Perché questo luogo ha una funzione particolare, quello di diffondere la cultura della legalità e attraverso ciò incrementare il senso di fiducia delle persone, della popolazione, soprattutto nelle istituzioni. E in questi giorni il messaggio che viene, e in questi anni il messaggio che è venuto dalle istituzioni è stato veramente eccezionale. Quindi c'è un grazie complessivo per il lavoro fatto dall'Arma dei Carabinieri, dalla Polizia, dalle Forze dell'Ordine e dalla magistratura in questo territorio. Quindi recuperare lo spirito di partecipazione alla vita sociale, alla cultura identitaria legata anche alla propria comunità. Oggi quindi questo ricordo collettivo deve restituirci speranza, giustizia, cambiamento. Chiudo con le stesse parole che ho usato per Vinci e per Riozia, e sono le parole di Sant'Agostino. Coloro che ci hanno lasciato non sono degli assenti, sono solo degli invisibili.
tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri, pieni di lacrime. Grazie. Michele Germanò, ucciso a Cittanova il 26 maggio 1977. Michele ha 36 anni, fa il macellaio, è sposato e ha una figlia di 10 anni. Non ha mai subito richieste sottili o minacce. E sera sta rientrando a casa con il camion dopo essere stato nei suoi terreni a piantare i pomodori. Ma a casa non arriverà mai. Non vedendolo rientrare, la moglie avverte i carabinieri che iniziano subito a cercarlo con alcuni parenti. Il suo corpo senza vita viene trovato vicino al camion, ancora con i fari accesi. L'esecuzione è avvenuta a colpi di rubara. I suoi assassini ancora non hanno un nome né un volto. Vincenzo, io ti ho conosciuto quando iniziavo a conoscere questa Calabria. E quando iniziamo a capire la differenza tra leggere dei nomi, leggere delle vite e trovare negli occhi e nei cuori delle persone, dei familiari, quella vita che poi diventava la nostra vita. Io qui ho capito, e di questo non smetterò di ringraziare la Calabria, che ogni vittima è mio fratello, mia sorella, mio padre, mio figlio, ed è una cosa che sta alla base di un percorso di memoria. Tu hai iniziato da prefetto, e poi poco per volta sei arrivato nel massimo vertice in cui quel lavoro di memoria e di restituzione, ovviamente di qualcosa di molto grande, molto piccolo, perché quello che si restituisce, quello che lo Stato restituisce ai familiari delle vittime innocenti, ben poco rispetto a quello che è stato tolto dalle mafie. Però è qualcosa di importante. Voi, partendo da quest'ultimo incarico, e poi ovviamente aiutandoci a comprendere meglio che cosa ciascuno di noi può ancora fare per continuare questo percorso, per rendere più proficuo, più valido, più importante ciò che ciascuno di voi fa. Perché sono qui? Perché sono il commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dal 2016 delle vittime dei reati intenzionali violenti. C'è una nuova frontiera che sia aperta, anche se con ritardo, perché l'Europa ce la ricordava da molti anni. Sono qui e quindi come commissario per rendere onore alla memoria di tante vittime innocenti di questa terra insanguinata e dei loro familiari. Alla CUT Tutela mi è riservato, cara Paola, l'onore, il privilegio di dedicare questa parte, ormai che volge al termine della mia esperienza professionale. Sono qui per l'entusiasmo del sindaco che quasi normalmente, settimana scorsa, per un altro evento ho incrociato, ho visto questi ragazzi così ben organizzati, così già instradati verso valori, questo ordine, questa disciplina, la vicinanza alle istituzioni. C'erano due squadre che non erano nel calcio, perché una squadra era la nazionale dei magistrati, i tutori della giustizia per eccellenza, c'eravamo noi come prefetti. E il sindaco, essendo da conoscenza che svolgevo questo lavoro, mi ha detto: ma io ho una manifestazione in questa città proprio dedicata alle vittime di mafia. E quando mi ha mandato l'invito, però gli avevo detto che una settimana prima sarebbe stato un po' complicato, però quando ho aperto il file, il cuore mi ha richiamato, i sentimenti mi hanno richiamato tutto il mio trascorso di questa terra, il primo relatore che mi basava gli occhi e il presidente della Corte d'Appello, Luciano Gerardis, una persona che ho avuto l'onore e il piacere di incrociare quando, dopo Crotone, sono stato a Reggio Calabria, dove mi ha accolto anche l'allora procuratore
gente, oltre allo Sferrazza, è stato un piacere di vedere anche qui. Saluto il procuratore Pace, che molto piacere non le conosce, ma ovviamente conoscere di fama. Conoscevo di fama anche con Ennio Stabile. Permettetemi però un saluto particolare a Angela Nato, che è un onorevole di questa terra che ho incrociato ormai da anni e nei ruoli importanti, un ruolo fondamentale, lei che è stata e l'ha svolto in un modo che tutti ricordano, in un modo di cui abbiamo contezza anche oggi, perché le ho chiesto, ma lei il suo impegno, perché una persona di tale esperienza per noi serve, come lei dice, no, io non ho ruoli, ma però le persone ancora è un punto di riferimento, questo è molto bello per questa terra. Poi in coda alla brochure ho trovato due nomi piccoli, che però erano piccoli, ma quando ho letto che erano Paola Bottero e Alessandro Russo, mi sono ricordato di una dolce sera d'estate di Torre Vista del 2012. Al termine quasi di una esperienza a Crotone, loro presentavano un libro che lo spaccato dell'amore per una terra, anzi mi chiedevo come questa torinese, come fa ad amare questa terra. E io ho un libro che vi consiglio e di cui alla fine chiedo, mi permetterò di citare un passo, perché si chiama Senza Targa, è un lavoro che ti lancia davanti agli occhi quali sono le condizioni di una terra meravigliosa. C'è un video, un occhio è bellissimo, l'incipit, perché ti dice che fin dove può arrivare il contrasto tra alcuni abitanti di questa terra, fin dove può arrivare. E poi la meraviglia di questo territorio e soprattutto quelli che lui ci ha posto, le storie, qualcuna appunto è qui rappresentata, ma tante altre che non si conoscono. Ecco, motivo per il quale con grandissimo entusiasmo vengo in questa circostanza a portare che cosa? Per quale messaggio? Il messaggio di uno Stato che probabilmente per queste 9 vittime non è ancora il traguardo, che è una legge di tutela che nasce nel 1999, ma io confido che lo possa essere, perché per arrivare alla tutela di questa legge c'è bisogno di un passaggio fondamentale che passa attraverso ovviamente il riconoscimento e quindi di un risarcimento del danno, che una sentenza che ha individuato un colpevole e poi lo riconosca alle vittime. È la famosa legge 512 del 1999, una legge fondamentale. Perché nacque questa legge e il commissario che io oggi modestamente rappresento? Nasce perché negli anni questa terra, no? L'Italia, che è stata martoriata dalla mafia da tantissimi anni, dalla criminalità organizzata, conosceva nei tribunali un paradosso, che le vittime che allora avevano già il coraggio di costruirsi parte civile, in tribunale venivano riconosciuti il diritto, un danno dei loro familiari e il risarcimento poi rimaneva cosa vuota, perché da un lato c'era una norma che fondamentale, la legge prevede la confisca dei beni, quindi quando si va a chiedere risarcimento a chi l'autore, il colpevole mafioso, i beni al 90% non li ha più. Ecco questo fondo di rotazione che risarcisce le vittime dello Stato, le vittime della mafia, ed è una legge che ha avuto un percorso anche che ha avuto bisogno di aggiustamenti nel tempo, perché rispetto, vi dico soltanto una cifra, in 18 anni e 3 mesi di applicazione questa norma è riuscita a erogare provvidenze per oltre 560 milioni di euro, e le vittime negli anni di sangue probabilmente erano di più. Oggi si dice che la mafia non preferisce inabissarsi, anzi probabilmente questo è il suo metodo, ma gli effetti della sua azione ci sono ancora oggi, perché è vero che all'inizio erano di più, ma se io vi cito il dato del 2017, che ancora al mio comitato sono pervenute quasi 1000 domande di vittime, perché il 60% sia di associazioni, sia di soltanto di persone fisiche e il 40% di associazioni,
è un dato che fa riflettere. E fa riflettere anche un altro dato, che è vero che il 94% delle istanze che sono pervenute provengono dalle regioni del sud, le quattro regioni a rischio, però fa riflettere un altro dato, che mentre la Sicilia fa sempre la parte del Leone, sono 600 le istanze provenienti dalla Sicilia, la Campania pure abbastanza, la Calabria di pane al palo, perché sono soltanto 24 le istanze che sono pervenute da questa terra nel 2017, e con una che sono 12 delle regionali, 7 da Vico Valenzi, e quindi sono molto poche. Molto poche, e mi chiedo anche perché. Perché la costruzione di parte civile è il presupposto per poter fruire di questa provvidenza, e perché talvolta capita anche che non si riesce ad arrivare a una posizione colpevole, e probabilmente proprio l'elenco di queste vittime porta a questa considerazione che non hanno ancora lo strumento per poter fruire di questo comitato, di questo fondo. Un'altra legge però ne anticipa gli effetti, quella legge 302, alla quale si sono potuti rivolgere questi familiari, perché è una legge che interviene con lo Stato, che può erogare le provvidenze quando anche non ci fosse ancora, non ci sia ancora una sentenza, lo fa con una gestione adatta fino a 200.000 euro, oppure con l'assegno vitalizio, che è un risarcimento anticipato. E io mi auguro che qualcuna di queste nuove vicende umane possa poi poter ottenere anche il risarcimento pieno, perché il risarcimento pieno, perché lo Stato poi si tende di valersi sugli autori dei reati, è un risarcimento pieno, come ho citato la cifra complessiva, che è una cifra di grandissimo rilievo. Questa è la legge, questo è il compito che noi svolgiamo. Io presiedo un comitato composto da magistrati, per poi deve verificare la presenza di requisiti molto importanti. Alcune volte i requisiti non ci sono, e nel tempo la legge aveva bisogno anche di porre dei paletti, perché fino al 2008 si risarciva chiunque avesse una sentenza a portata di mano e fosse semplicemente immacolato, senza condanne a suo carico. Però si verificava il caso che fossero, per esempio, figli di mafiosi, e quindi c'era, nel tempo sono stati elargiti sommi anche a figli di persone proprio intrane all'arma, e quindi quel paletto che i requisiti si fanno risalire anche alla vittima. Fino all'ultima modifica del 2016, di un anno e mezzo fa, per arrivare alla 302, un altro requisito importante, che fino ad ora appunto la vittima bastava che non fosse stata condannata con uno degli applicati o sottoposta a misure di prevenzione per poter ottenere il risarcimento. Fin quando entrava in vigore questa norma, che richiede che ci sia un risarcimento, che i familiari siano del tutto estranei ad avviare rapporti delinquenziali, salvo che non si riposi la centralità della partecipazione all'evento, o comunque di abbia si sia dissociato al tempo dell'evento. Questa è la norma, questa è la tradizione. Il commissario è il presidente di questo comitato e quindi provvede con questo consenso ad agire questi fondi. Noi però, da quando sono ormai due anni, abbiamo voluto andare un po' oltre la tradizione di questi benefici, perché ci siamo posti di fronte a persone che dal voto incolmabile della perdita dei familiari danno vita ad una cosa encomiabile, a tramandare la memoria dei loro familiari. Lo fanno, ed è un straordinario modo per incidere sulla società, intendono lanciare il messaggio soprattutto alle giovani generazioni che hanno avuto il tempo di ribellarsi a questa assurdità della presenza del crimine organizzato. Questo cambio esiziale, diceva Don Italo Calabro, parla in questo libro, cambio esiziale. E quindi a questo travaglio noi possiamo solo immaginare di quale turbamento interiore sia uscito da scoperto. È un'opera lodevole a cui lo Stato deve dare un contributo. Ecco quindi questo nuovo impegno che va oltre le elargizioni, è un impegno quindi che tende non solo a valorizzare anche l'associazionismo
importante affiancamento e supporto che le associazioni di familiari delle vite che assistono fanno, e vi spiegherò come, e dall'altro per mantenere viva la memoria anche in un sito istituzionale che è il sito del commissario. E sono due iniziative che sono maturate proprio dalla partecipazione di quest'ultimo anno agli stati generali indetti dal ministro Orlando, una consultazione pubblica che ha chiamato a Roma un po' tutte le figure impegnate nel contrasto, sia quelli della repressione, ma sia anche quelli che si occupano di vittime, come il tavolo 7, il nostro tavolo. Da lì sono maturate queste due iniziative, proprio per valorizzare anche la presenza di queste associazioni. Uno è un tavolo permanente, proprio il 16 maggio scorso il ministro degli Interni Minniti ha sottoscritto questa che è un'idea che abbiamo partorito, che è quella di un tavolo permanente tra le istituzioni e le realtà associative impegnate a sostegno delle vittime. Che cosa questo tavolo? Perché? Perché proprio con l'esperienza maturata sul campo, con una sede di consultazione permanente, si può offrire al commissario, che ha la responsabilità delle iniziative di solidarietà, un supporto a questa attività. Un tavolo dove a fianco ai rappresentanti di sei ministeri che possono offrire una grande mano, che sono ovviamente l'interno, la giustizia, ma ci sono anche il lavoro, l'economia, l'università, la ricerca e la salute, perché anche le ASL possono dare una mano. E dall'altra parte le associazioni impegnate sul territorio a sostegno delle vittime, che saranno chiamate al tavolo, sentiti i prefetti, che ovviamente ne testano la effettiva azione civica svolta sul territorio. Questo potrà offrire l'opportunità non soltanto di confrontarsi, non soltanto di offrire uno scambio informativo, ma anche quello di dedicarsi a problematiche specifiche per maturare anche delle proposte migliorative dell'attuale norma, e anche una possibilità appunto di curare con maggiore efficacia un aspetto fondamentale. Tentare con lo Stato, con le amministrazioni, il Ministero della Salute, le ASL, anche di migliorare un'efficacia fondamentale che è l'assistenza psicologica, morale delle vittime. Tentare protocolli così che possono, nel momento in cui parte la domanda e nel momento non viene istruita, c'è la necessità che sia aperta la presenza morale dello Stato. E un tavolo che vede partirà in questi prossimamente, di cui gli effetti si vedranno nel tempo, ma credo che vada oltre appunto questo compito nostro tradizionale. E poi la seconda, l'importanza della memoria. L'importanza è stato ripetuto sempre, l'importanza della memoria delle vittime, della testimonianza dei loro familiari, che va diritto al cuore e invita alla riflessione. E noi abbiamo voluto dare un segno concreto a questa memoria con un'iniziativa che si chiama Testimonianze di Coraggio, volta proprio alla valorizzazione delle storie, mirando alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti nell'azione di contrasto. In sostanza si è trattato di un link nella pagina web del commissario, del sito del Ministero dell'Interno, che vuole diffondere breve consenso le storie delle vittime, che a fronte della nefandezza, della priorità della criminalità organizzata, nei testimoni il coraggio e la prevenzione morale. Si è pensato di inserire queste storie proprio nel giorno della commemorazione della loro morte. Il loro sacrificio trova spazio e ampia diffusione anche in homepage. Basta cliccare Testimonianze di Coraggio. Ormai l'archivio è pieno, ce ne sono quasi una ogni giorno, con l'ordine alfabetico, e si troveranno storie. Ecco, l'intento era quello proprio di andare a trovare storie dei protagonisti, tanti vittime innocenti protagonisti della lotta contro la mafia, recuperando quelle, e anche dall'oblio, quelle ormai dimenticate,
e questo sta riscuotendo un ampio apprezzamento dei familiari che, contattati prima di inserire queste storie, avvertono la presenza anche morale dello Stato nella vicinanza al loro dolore, e perché possa essere questo nuovo impegno anche il segno tangibile di una lotta comune contro gli abusi, contro le corruzioni di questo paese. E la costituisce motivo di stimolo a proseguire in questa azione le tante testimonianze di apprezzamento da familiari, e colpisce nel profondo, vi assicuro, quello che viene dalle persone più umili, meno conosciute, mamme che hanno perso figli 30 anni fa, la pubblicazione del ricordo certo non può lenire il dolore, ma contribuisce perlomeno a dare la prova tangibile che i loro cari non siano stati dimenticati, che quindi non si sia trattato di un dolore, di una... Io voglio invitare alla conclusione. Ho chiuso con questo invito proprio a questa ricerca della memoria. E constatato in questo anno in cui abbiamo pubblicato quello che loro, Alessandro e Paola, hanno scritto a pagina 139 di questo libro. L'ho toccato con mano, contattando i familiari, e perché loro dicono: le prime volte in cui approcci storie di morti ammazzati ti sembra impossibile sentire raccontare la perfezione dei sentimenti, nella capacità di darsi agli altri nelle piccole e grandi cose. Confronti le memorie dei familiari con quelle di chi ha certamente uno sguardo più freddo, più obiettivo, per scoprire ciò che immagini. Si parla di una persona amata strappata nel peggiore dei modi, ammazzata per strada nel buio della notte. È logico utilizzare i colori del cuore per dirigere i contorni. E poi scopri quello che ho scoperto con loro, con Paola e Alessandro, che ha un frutto incredibile l'Andrangheta. È vero che questo cancro che spazza via tante vittime, vite innocenti, riesce a colpire il meglio i germogli più teneri e promettenti. Proprio alla parola di queste persone dedicate al nostro impegno. Grazie. Giuseppe Giovinazzo, ucciso a Cittanova il 10 ottobre 1980. Giuseppe è un muratore di 20 anni, sposato, un figlio di 3 anni e mezzo, un altro in arrivo. Quel pomeriggio la pioggia blocca il lavoro e decide con i colleghi di andare in campagna a mangiare una pizza, ma non arriverà mai a destinazione. Lo ritrovano in auto senza vita, ucciso con un colpo di fucile. Vista la sua totale stranità agli ambienti criminali, gli investigatori ipotizzano che abbia casualmente visto o sentito qualcosa che lo rese testimone scomodo. I suoi assassini ancora non hanno un nome né un volto. Donino Stemile, referente di Libera Carta. Prima Vincenzo Pellico ricordava appunto quanto sia importante dare una luce ai familiari delle vittime, perché poi quando un caro viene ucciso, viene massacrato, viene tolto ai propri cari, noi giornalisti probabilmente riduciamo tutto a un titolo di cronaca, no? Ucciso, assassino, killer, agguato, no? Dimenticando che dietro ci sono delle storie, ci sono degli esseri umani, ci sono delle sensibilità che vanno rispettate. E Libera fa una cosa molto importante, recupera la storia, la memoria di queste persone, e quindi che da titoli di cronaca di un giornale diventano persone che tornano a essere raccontate, e soprattutto dà ai familiari dei punti di riferimento, dà una speranza, dà una luce, li organizza, riesce a sostenerli nella dura trasformazione di un dolore immane in impegno civile. Quindi vorrei che ci raccontassi, ci parlassi un po' di questo. Sì, grazie intanto per l'invito, grazie per chi mi dà l'opportunità di frequentare questo luogo così particolare, un luogo di cultura, di responsabilità, di legalità, di impegno. Quindi ringrazio il signor Sindaco anche per il suo impegno, la sua passione. Max Weber ricordava che le qualità del politico sono tre: la passione, il senso di responsabilità e la lungimiranza.
nelle sue parole, Sindaco, le ho riscontrate queste qualità, quindi sono ben contento di essere qui e di essere dinanzi a tanti familiari delle vittime innocenti. Grazie soprattutto a loro per la loro continua testimonianza, per il loro continuo impegno, nonostante tanto dolore che ancora permane, nonostante tutto, nonostante siano passati tanti anni, nonostante ci sia stato l'impegno anche di qualcuno, più di qualcuno. Però dobbiamo ricordarlo, il 75% dei familiari delle vittime innocenti ancora attende giustizia, ancora attende giustizia. Questo è un dato che deve sempre rimanere fermo dinanzi a noi tutti, indistintamente tutti. Intanto evidentemente a tutti coloro che occupano posti di responsabilità, io sono ben contento di essere qui a far parte di questo tavolo perché alcuni di loro li conosco molto molto bene. Non solo conosco l'aspetto professionale, ma anche umano. E consentitemi, a me che sono sacerdote mi interessa certamente uno, quello professionale, perché è ovvio, ma mi interessa ancora di più l'altro. E quindi vi parlo di persone che in questi due anni ho conosciuto da vicino, perché ho frequentato da vicino la provincia di Reggio in modo particolare, dove c'è una squadra stata, c'è stata e c'è, davvero straordinaria, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ma a volte, lo sappiamo bene, soprattutto in Calabria, spesso anzi, non basta l'efficienza delle istituzioni. Occorre anche l'impegno quotidiano di ciascuno di noi, dei cittadini. Io lo ripeto sempre, ho avuto modo di ripeterlo anche oggi attraverso il canale di Rai 3, lo voglio ribadire anche qui, in un contesto particolare. Chissà non parla la stessa responsabilità morale di chi quel determinato atto criminoso ha posto in essere. Ha la stessa responsabilità morale. Questo per dire che noi, nelle nostre latitudini, Sicilia, Calabria, ma anche Campania, Puglia, eccetera, abbiamo, come dice qualcuno in maniera intelligente, eretto una statua enorme, invisibile, che si chiama statua dell'omertà. Statua dell'omertà. È invisibile, ma è terribile, perché impedisce alla giustizia di fare il suo corso, impedisce alla giustizia di fare il suo corso, perché senza verità non ci può essere giustizia. E allora libera attraverso la vicinanza dei familiari delle vittime, io consentitemi, qui respiro, ma ci sono momenti in cui non respiro, perché ci sono realtà in Calabria in cui davvero si fa fatica a respirare. E questo lo dico con la consapevolezza delle parole che sto dicendo, perché sto venendo da pochi giorni fa, ho girato mezza provincia di Vibo Valentia. Un disastro da tutti i punti di vista. Lo dico perché ho ascoltato le parole di una mamma, Rosaria Scarpulla, mamma di Matteo, Gigi di Matteo, che è stato fatto saltare in aria poco più di un mese fa, io mi trovavo in Africa. E la prima cosa che ho fatto, ritornando da là, perché sono andato a trovare questa mamma, ho ascoltato il dolore di questa donna, ma ho ascoltato anche il coraggio di questa donna straordinaria, la libertà profonda di chi non ha nulla da perdere, di chi pesa le parole, sa quello che dice e vuole quello che dice. E mi ha raccontato tra le tante cose dell'episodio. Ovviamente i paesi poi della Calabria sono tutti quelli, somigliano, insomma, all'inizio c'è stata, diciamo così, tra virgolette, molta freddezza da parte del comune di Bari, poi grazie a Dio tutti si sono fatti vicini. Tra questi tutti ci sono stati anche due signori che sono andati a fare le visite, che appartenevano evidentemente a questa famiglia così particolare, i Mancuso, una delle cosche più potenti dell'Andrangheta. Più potenti. Tutto ciò che passa da sud verso nord passa attraverso i Mancuso, perché l'Andrangheta è anche questo, è potenza economica l'Andrangheta.
una potenza economica che noi non riusciamo neanche ad immaginare. Corrompe la 'ndrangheta perché hai i soldi. Alcune volte mi chiedo, ma contro chi combattiamo? Che facciamo 'ndrangheta? Chi è la 'ndrangheta? Chi? Me la pongo queste domande tutte quelle volte che ritorno da questi paesi, da queste situazioni assurde. E allora mi dicevo questa signora, mi sono venuto a trovare queste due donne, e mi dicevano, alla fine mi hanno detto, se foste rivolte a noi tutto questo non sarebbe successo. A noi chi? Ha risposto immediatamente questa signora. E voi chi siete? A noi. Questa è la logica, la mentalità, non solo di quel determinato ambiente, ma è molto diffusa nei nostri territori. E allora veramente occorre avere il coraggio di questa donna, che alla fine ci ha chiesto, beh, accompagnatemi in campagna perché devo andare a mangiare i gatti, però vi faccio vedere per che cosa è morto mio figlio, per che cosa è mio marito è ancora in terapia intensiva. Scusami Alessandro, ma credo che questi racconti vadano detti, perché sono importanti. È morto per un fazzoletto di terra alla metà di questa stanza. Per questo è morto questo giovane. Ci ha fatto vedere il luogo dove è saltata la macchina. Poi mi sono fatto raccontare da qualche amico in che condizione era la macchina. Potete immaginare, una macchina appiattita dalle radiazioni di questa bomba. Io però credo che, lo dico e lo ribadisco perché ne sono convinto, che stiamo assistendo in questi ultimi anni, ma lo dico senza enfasi, isolando le parole, perché mi rendo conto che per qualcuno può risultare assurdo quello che dico, ma stiamo assistendo all'inizio della fine della 'ndrangheta, perché stiamo assistendo a una rivoluzione delle donne anche di 'ndrangheta. Perché libererà anche questo, grazie anche ai magistrati di Luigi Miranda, straordinari, di Reggio Calabria, di un presidente qui di Ardis che incontro spesso, abbiamo il procuratore Paci, pensate un po', mi ha chiamato lui per dirmi vai a trovare quell'imprenditore che da 11 anni vive sotto scorta, vado a trovare, mi deve fare questa cortesia, perché andando a trovare queste persone si capisce tanto, non solo della loro storia, della loro sofferenza, ma si capisce anche di quella volontà politica che spesso in Calabria spesso è mancata, di voler cambiare le cose, perché gli strumenti ci sono, ma spesso è mancata la volontà politica. E allora io lo ringrazio molto il dottore Paci per avermi inviato ad ascoltare queste storie, perché si capisce tanto. E allora, come dicevo, Libera si sforza di fare questo, si sforza di fare memoria, ma questa memoria non è, come è stato detto anche dal sindaco, ricordando tra l'altro Saramago, una frase straordinaria, bellissima, che è il compendio di tutto l'impegno di Libera, ma dell'impegno di ciascuno di noi. Io la voglio ripetere questa frase, di questo premio Nobel, perché è davvero straordinaria. Operando però, mi permetterà lui e anche voi, insomma, una piccola correzione. Siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non viviamo. Senza responsabilità, forse, dice lui, non meritiamo di esistere. Io per dire forse. Mi scuserà lui, mi scuserete anche voi, ma senza responsabilità non meritiamo di esistere. Non meritiamo di esistere. Perché alla fine la Bibbia ce lo dice, ho finito, l'ho visto Paolo, ho terminato, la Bibbia ce lo ricorda, siamo tutti Caini poi, senza responsabilità. Dov'è tuo fratello? E che ne so, sono forse io il responsabile di mio fratello, la storia della nostra umanità è tutta lì, grazie. Antonio Bertuccio. Ucciso a Cittanova, 15 novembre 1986. Antonio ha 41 anni, è un capocattiere edile e vive a Cittanova con la famiglia e quattro figli.
La passione per la caccia me lo porta all'alba del 15 novembre fuori dalla casa con alcuni parenti che si dirigono in contrada fuori di Cittanova e lì a distanza regolare l'uno dall'altro attendono il passaggio dei corpi. Avvicinato da sconosciuti che vogliono rubarmi il fucile, Antonio oppone resistenza e viene ucciso. I suoi assassini ancora non hanno un nome e né un corpo. Io parto dalla tua stato dell'omertà per la domanda a proposito della speranza. Mi è piaciuto molto perché ho visto drasticamente in questa stato dell'omertà un po' la sintesi del nemico contro il quale combattere quando parlavamo della memoria non come corpo di ricorrenza, non come ego, ma come il perimetro a costruire coscienza critica e un fare cognitivo. Partiamo da qua per fare un ragionamento più allargato. Sì, grazie. Funziona. Se non funziona abbiamo questo. No, non si accende. Innanzitutto buonasera a tutti, è un sentito ringraziamento agli organizzatori di questo incontro che hanno voluto onorarmi con il loro invito. Un saluto particolare al sindaco che è un po' il padrone di casa, ma praticamente a tutti noi, a tutti voi. Mentre ascoltavo gli interventi di chi mi ha preceduto, ma soprattutto mentre guardavo questa stanza così gremita, e sono certo che se fosse stata più grande sarebbe stata ugualmente piena, io in questi momenti che devo dire con estrema franchezza, io parlo sempre col cuore in mano, cioè senza retorica e senza ipocrisia. I sentimenti, le riflessioni, i ragionamenti che si aggrovigliano nel mio animo tutte le volte che io partecipo a questi incontri sulla legalità o anche semplicemente diciamo, i momenti di ricordo, di commemorazione della memoria, non riesco a non commuovermi. E poco fa la riflessione che facevo o annotata è questa: mi chiedevo quanta strada abbiamo fatto. Dico, in Sicilia, che è la mia terra, in Calabria, in quel lento percorso che ci sta portando piano piano ad un riscatto da una situazione di azzeramento della dignità di cittadini. Io credo che abbiamo fatto tantissima strada, e se abbiamo fatto tantissima strada lo dobbiamo a chi ha sacrificato la propria vita in difesa dei valori della legalità. Io appartengo ad una terra nella quale, con la quale appartiene anche Gaetano, nella quale abbiamo visto cadere molti, troppi servitori dello Stato, ma anche cittadini comuni, vittime innocenti, preti, giornalisti, e per arrivare poi alle stragi del 92 che commemoreremo tra due giorni. E io credo che se la Sicilia mi sia consentito, ma non lo dico per una sorta di competitività stupida, assolutamente, né per campanilismo, se la Sicilia fosse un po' più avanti dal punto di vista, cioè, della capacità di reazione della società civile, probabilmente noi lo dobbiamo alle stragi del 92, perché l'enormità stessa della violenza, la consapevolezza, cioè, di due eventi, ma ci sono anche quelli del 93 che non dobbiamo dimenticare, hanno costituito, diciamo, l'attacco, il risultato di una lucida strategia terroristica, perché di questo si tratta, contro la nostra democrazia. Non dimentichiamo che la strage di Capaci ha accelerato la nomina di un Presidente della Repubblica, ha rappresentato un livello così alto di violenza che ha avuto la capacità di, diciamo, di suscitare quella sorta di ribellione alla quale il Cardinale Pappalardo ci aveva un po' invitato, e anche il Papa nella mia valle dei tempi, perché io sono dirigente, allora noi dobbiamo questa crescita culturale e politica complessiva della società civile e delle istituzioni. Con questo ovviamente non voglio dire che abbiamo vinto questa guerra, però, come diceva lei, siamo sulla buona strada. A proposito della memoria, proprio due giorni fa, accogliendo la sollecitazione di alcuni colleghi che mi hanno invitato a scrivere una riflessione su,
sulla commemorazione che stiamo organizzando per la strage di Capaci, la faremo il 22 e non il 23 per motivi organizzativi. In questa breve riflessione che ho poi girato ai colleghi per condividerla con loro, ho proprio fatto della memoria un po' il centro di questa riflessione, di cui sono sempre stato convinto, cioè il fatto che la memoria, io tempo fa ho polemizzato anche con un collega, il quale diceva ma in fondo questa memoria, queste commemorazioni sono molto retoriche. Io ho contrastato con estrema fermezza questa affermazione, perché ritengo che ricordare le vittime innocenti, le vittime della mafia non è assolutamente retorica, a condizione ovviamente che noi sappiamo utilizzare questa memoria, come dicevo in quel breve messaggio di presentazione di questo evento che faremo dopodomani, a condizione che la memoria venga proprio concepita come un modo per distaccare storicamente e moralmente tutti noi da un processo di rimozione che ci rende tutti colpevoli. Spesso c'è un atteggiamento di negazionismo perfino nei confronti della mafia. Quante volte vi sarà capitato in trasmissioni televisive di assistere a delle interviste per la strada a sindaci, ad assessori, consiglieri comunali o cittadini comuni di certi paesi, i quali alla domanda se nel loro paese esisteva la mafia hanno risposto spudoratamente ma io non so cosa sia, non l'ho mai vista. Quindi questa forma di negazionismo che a volte arriva al paradosso di negare perfino l'olocausto che ci sia stato che ci sia stato una Shoah, credo che la memoria debba servire proprio a contrastare questo pericolosissimo fenomeno. Diceva lei l'omertà. C'è una bellissima definizione del sociologo nato dalla Chiesa, il figlio del compianto generale, il quale più o meno dà questa definizione dell'omertà. Lui dice che l'omertà è una forma di opposizione passiva alle istituzioni, che si insinua nella coscienza collettiva non solo e non tanto per le rappresaglie, ma soprattutto per una tendenza a negare ogni legittimazione allo Stato. Cioè praticamente lo Stato, così come la magistratura e le istituzioni, spesso sono state viste tradizionalmente come un'entità nemica e distante dalle esigenze e dai bisogni della gente. Io credo che invece oggi la situazione sia profondamente cambiata. Soprattutto io credo che la memoria debba servire ad aiutare tutti coloro che hanno il coraggio di resistere e di dire no, e già anche in questa terra diciamo, assistiamo a fenomeni di denuncia, per esempio dell'estorsione. Io credo che la memoria debba servire anche ad aiutare chi ha questo coraggio ad uscire dall'isolamento. Io non potrò mai dimenticare da siciliano che nel 90, ma credo nel 91, Libero Grassi, che è stato il primo imprenditore, uno dei primi che è stato ad essere ucciso dalla mafia perché aveva avuto il coraggio di reagire, è morto perché era solo. Probabilmente se a quell'epoca si fosse creata una rete, come si dice oggi, ma proprio grazie al suo sacrificio poi sono nate le varie associazioni anti-racket, probabilmente Libero Grassi non sarebbe morto. E nella sentenza che ha condannato a mandato di esecutori materiali di questo gravissimo omicidio c'è una bellissima frase con la quale l'estensore della sentenza conclude la sentenza. Dice: Libero Grassi è morto da uomo libero come il nome che portava. Ecco, io vi ringrazio per aver organizzato questa giornata in ricordo delle vittime della mafia. E dicevo che la memoria è importante soprattutto per aiutare ad uscire dall'isolamento. Siccome tra due giorni ricorre il 26° anniversario della strage di Capaci, io vi voglio leggere una frase di Giovanni Falcone che ho riletto in quel bellissimo libro, intervista, Cose di Cosa Nostra, che la giornalista Marcel Padovani fece a Giovanni Falcone, tutto sommato qualche mese prima che venisse ucciso. Falcone disse: si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrato in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce il servitore dello Stato e lo Stato non è riuscito a proteggere. Io credo che questo è quasi un testamento spirituale che ha un significato quasi di premonitore, no? Però credo che oggi non possiamo più dire che lo Stato non difende i suoi servitori. Credo che molta acqua è passata sotto i ponti, credo che lo Stato oggi è presente. Qualunque affermazione pretestuosa di chi dice ma a me chi me lo fa fare,
credo che sia appunto pretestuosa, perché lo Stato c'è in tutte le sue articolazioni, è impegnata, abbiamo una legislazione che il mondo ci invidia, abbiamo fatto tantissima strada e credo che i successi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata costituiscono poi il volano che dà fiducia e dà credibilità alle istituzioni. E quindi io credo che bisogna oggi continuare su questa strada. E per concludere voglio dire che, no, ripeterò fino alla nausea, che non è sufficiente la prevenzione della repressione giudiziaria e poliziesca. Ovviamente la repressione e la prevenzione sono molto importanti, ma senza una crescita culturale e politica complessiva della società civile e delle istituzioni, senza quella interiorizzazione della cultura della legalità, non andremo da nessuna parte. Per questo io credo di avere fatto della mia presenza nelle scuole, ho cominciato in Sicilia, lo continuo qui, una forma di militanza politica, dico politica nella sua accezione più nobile della politeia aristotelica e platonica, ed è per questo che quando vado nelle scuole dico agli studenti, il consiglio che do a volte magari potrebbe sembrare paternalistico, di interiorizzare un'affermazione di Carlo Andrei, che non c'è libertà senza legalità e che soprattutto la democrazia va difesa ogni giorno perché è costata lacrime e sangue e perché non è detto, non è scontato che non possa essere ancora oggi messa in pericolo. E credo che la mafia e la 'ndrangheta in tutte le loro articolazioni costituiscono un pericolo per la nostra democrazia e per la nostra libertà e quindi credo che vanno combattuti, perché combattendo questi fenomeni saremo più liberi dal gioco delle mafie. Qualcuno aveva sottolineato l'importanza del ruolo delle donne, anche questo io credo che sia importante ricordarlo in questa terra. In questa terra dove le donne, ma anche nella mia terra, hanno tradizionalmente avuto il ruolo di trasmettere determinati disvalori e di perpetuare, direi storicamente, la trasmissione di certi modelli culturali. Quali sono questi modelli culturali? Sono quelli della sottomissione e della obbedienza critica al capofamiglia e l'ineluttabile destino dei figli di fare la stessa fine dei genitori. Io credo che quei fenomeni di collaborazione o comunque di ribellione da parte di donne di 'ndrangheta sia un fenomeno particolarmente importante, che credo sia tenuto dalle associazioni criminali molto di più di qualunque confisca o di qualunque detenzione. E veramente concludo, perché poi parlando ovviamente mi vengono tante riflessioni. Io non dimenticherò mai, lo voglio raccontare, lo dico sempre, se ho due minuti, proprio due minuti, quando io ho presieduto, ho avuto l'onore e l'onore di presiedere il processo per la strage di via Pitone Federico, in cui fu ucciso il consigliere istruttore proprio Chinnici nel 1983, abbiamo sentito tra i vari collaboratori di giustizia tale Ferrante Giovan Battista, che apparteneva a una famiglia mafiosa importante di Palermo e soprattutto era quello che aveva guidato il camion sul cui cassone posteriore si erano collocati Madonia e Brusca, uno dei quali Brusca aveva poi attivato il telecomando a distanza, che aveva fatto saltare una macchina da 500 piena di la 126 piena di tripoli, si trovava davanti il portone d'ingresso dello stabile del consigliere istruttore. Ora io ricordo che chiesi a Ferrante Giovan Battista, come solitamente si fa a tutti i collaboratori, per cercare di vagliarne, di valutarne diciamo la credibilità, l'attendibilità intrinseca, ma soprattutto cercare di capire quali erano state le ragioni che li hanno indotti a sottoporre a revisione critica il proprio passato. Quando io gli chiesi, ma lei, signor Ferrante, perché ha deciso di collaborare, nonostante il greco si fosse mancato di gravissimi fatti, compreso la strage di Capaci, che ha confessato, e lui mi disse: sa, Presidente, quando io ho avuto il mio primo incontro con mio figlio, che aveva 14 anni, cioè dopo la collaborazione, quando mio figlio venne a trovarmi nella località segreta, sa, la prima cosa che mi disse, non mi ha detto papà come stai, mi disse in siciliano, papà, mi disse Luca ti facisti sbirro, cioè voi capite, anche se siete calabresi, ma il nostro dialetto è molto simile, cioè mio figlio che mi troverava di avere iniziato una scelta collaborativa, perché evidentemente a scuola i suoi compagni quasi quasi
lo sfottevano perché il padre era diventato sbirro. Voi sapete che nelle nostre terre il termine sbirro sta ad indicare lo spione. E lui aggiunge, eppure io le assicuro che noi a casa mia non avevamo mai parlato di mafia, non è che avevamo mai parlato di omicidi, eppure ha usato questa espressione, il mio figlio evidentemente aveva respirato quell'aria. Perché io ero un uomo d'onore, mio padre era un uomo d'onore, mio zio era un uomo d'onore e mio figlio era ineluttabilmente destinato a fare la mia stessa fine. Ecco perché io mi ha detto, ho iniziato a collaborare, perché ho voluto dare, spero di poter dare un futuro diverso a mio figlio rispetto a quell'ineluttabile destino al quale molti figli di indagine di mafia sono destinati. Vi ringrazio. Giovanni Mileto, ucciso a Cittanova il 7 novembre 1987. Giovanni è un caposquadra canzoniere, ha 57 anni, è sposato, ha 5 figli. Un amico bussa alla porta di casa, i due iniziano a parlare di una battuta di caccia alla quale avrebbero dovuto partecipare il giorno dopo. Mentre sono ancora vicino alla porta, si sentono forti rumori di vetri rotti e Giovanni, istintivamente, esce in strada per dirigersi verso il luogo da cui proviene il frastuono. Gira l'angolo e viene colpito per errore da un proiettile vagante. Sparato contro un giovane che riesce a sfuggire ai killer. I suoi assassini ancora non hanno un nome e né un volto. Procuratore Baci, noi spesso, noi, la stampa o anche i comuni cittadini, sottolineano giustamente la professionalità, le imprese, le magistrate delle forze dell'ordine, forse in modo un po' ipocrita, perché avviene un processo di deresponsabilizzazione rispetto alla lotta alla mafia che io giudico una delle cose più pericolose, cioè c'è una lotta di guardie e ladri, io dico ovviamente per le guardie, però io sto qui a guardare. Lei usa, questo mi dà anche molta emozione a proposito di lotta politica, spesso riferimento a, lei fa un riferimento al Piratore, cioè senza una lotta di popolo la mafia non si potrà sconfiggere. Questo a ricordare che se la parola legalità se non profuma di libertà, ma anche di ribellione, di uguaglianza, di solidarietà, di tutti quei valori che la nostra Costituzione incarna, è una parola vuota, che risuona in modo vuoto e soprattutto non dà risposta a chi ha subito una violenza che ricordiamoci potremmo subire tutti, perché se noi siamo una comunità. Questo significa che la violenza che ha subito un cittadino l'ho subito anch'io, l'abbiamo subito tutti, altrimenti siamo delle semplici centri slegati, siamo delle monadi che non hanno senso. Quindi io vorrei che sviluppassi un po' questo concetto che suscita particolare emozione in tutti noi. Intanto ringrazio gli organizzatori per aver avuto anche la mia presenza nella qualità di rappresentante della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria a questa manifestazione. E devo dirvi che, come è stato detto prima, il rischio quando si parla di queste cose di cadere nella retorica è molto facile. È facile ritrovarsi tutti insieme accomunati dalla necessità di solidarizzare con chi ha subito un dolore incancellabile e che non si subisce mai. È facile dire che dobbiamo credere in qualcosa, è facile, come dire, darsi una veste nuova, poi ciascuno ritorna alla sua vita a quello che crede. In realtà non è così, non funziona così. Io penso che se vogliamo davvero, con riferimento alle espressioni che lei prima ricordava di Piola Torre, piccolo inciso, fa della lotta del partito al quale lui aderiva, che è il Partito Comunista Italiano, e soprattutto della sua lotta di sindacalista che organizzava i braccianti agricoli contro
i mafiosi latifondisti che negli anni, sul finire degli anni 40 e primi anni 50 si ostinavano ancora a, a opporsi alla gestione del latifondo da parte di, degli unici che lo potevano coltivare, cioè appunto i contadini, e per la quale lui subì anche il carcere, subì anche un attentato alla sua vita, per fortuna non letale, e comprese che soltanto se c'era questa mobilitazione collettiva di tanta gente, di gente assolutamente anonima, di gente che non aveva un ruolo particolare ma aveva soltanto la propria dignità di cittadino, allora la mafia, che era un potere economico, violento, ma anche e soprattutto un potere politico, un potere sistemico, e che poi sta alla base della sua successiva attività di parlamentare, della legge che nel 1982, dopo la sua uccisione, e soprattutto l'eccidio del generale Dalla Chiesa, porta il suo nome, che l'intuizione sulla quale noi ancora oggi fondiamo il nostro operare quotidiano. Allora, chiusa questa parentesi su Pio La Torre, in realtà noi dobbiamo interrogarci su una cosa, lo dobbiamo spiegare oggi alle vittime, perché le vittime che sono qui devono sapere una cosa, secondo me, altrimenti rischiamo tutti, anche involontariamente, di perpetuare un'ipocrisia collettiva. Tutti i loro cari sono morti, ciascuno per storie assolutamente diverse, qualcuno per caso, perché si trovava nel posto sbagliato, qualche altro perché aveva fatto una scelta di vita, qualche altro ancora perché riteneva ostinatamente di dare alla propria vita una certa impronta che non fosse condizionata da chi voleva invece sopraffarlo. Non sono un insieme indistinto, come dire, una serie di soggetti che si è voluto mettere insieme giusto perché accomunati da una da un destino tragico ed ineluttabile, ma in realtà sono assieme a noi, assieme a questa terra, le vittime di una condizione che deve vedere imputata, sicuramente chi ha commesso quei crimini, chi per ultimo, diciamo, ha avuto il compito di sparare il grilletto di una pistola. Sia che fosse quella la vittima designata o che non fosse la vittima designata, ma in realtà sono come siamo noi, come sono stati i nostri genitori, le generazioni che ci hanno preceduto, le vittime di una condizione di rapporti di forza dentro la società che ha visto tutto il meridione d'Italia, oggi per fortuna noi lo condividiamo anche con il nord Italia, anche se il nord, anche lì ipocritamente, fa finta di non saperlo e di non volerlo sapere. Ma abbiamo subito una condizione di totale svuotamento della democrazia, per cui i poteri criminali, quindi mafiosi, indrangetisti, hanno deciso per noi e hanno deciso secondo i loro interessi. Quindi quello che poi è accaduto nelle piazze, dove si sono anche consumati degli omicidi terribili, si sono consumate delle faide, nei sentieri, nelle campagne, ancora oggi, nelle stradelle di campagna dove saltano in aria con le autobombe le persone solo perché vogliono non essere espropriate dai loro averi, è il frutto di un sistema dei rapporti di forza che è stato studiato a monte. Noi questo lo dobbiamo capire, altrimenti, e dobbiamo capire anche, questo io lo voglio dire chiaramente alle vittime, alle famiglie delle vittime innocenti di cui oggi giustamente perpetuiamo il ricordo, che in questo c'è stata la complicità di pezzi dello Stato. Diciamolo, per anni, per decenni, in Sicilia come in Calabria come in Sud Italia, lo Stato è stato rappresentato di persone inguardabili, di persone che avevano stretto dei rapporti inconfessabili, di persone che facevano gli interessi della mafia. Scusate, nei giorni delle commemorazioni, come quelle che da maggio in poi, diciamo, prendono il via un po' in tutto il paese,
in tanti grandi e piccoli centri e accomunano tante persone, non si ricorda mai, per esempio, che l'omicidio del presidente Piersanti Mattarella ha avuto il là del senatore Andreotti. Ci so che era all'epoca presidente del Consiglio, Andreotti venne chiamato in Sicilia perché le famiglie di Cosa, che gestivano Cosa Nostra Siciliana gli dissero a Mattarella, che era un suo delfino, o almeno lo era stato fino ad un certo momento storico, di cambiare strategia politica, per lui era fine. Andreotti non ostacolò minimamente questi piani. Così come quando Andreotti venne in Calabria ad inaugurare il quinto centro di Porto di Gioia Tauro, che poi doveva diventare il quinto centro siderurgico, la prima persona che incontrò fu Don Gioacchino di Romagna. E nello spazio di un caffè, che presero insieme, si decisero le sorti di questa regione. Allora, se noi queste cose non le ricordiamo, oggi non ha senso che celebriamo la memoria delle vittime della mafia, perché quelle vittime non sono la scaturigine di una mente criminale che volta in volta ha stabilito che deve essere ucciso Tizio, Caio, Fimano e Sembro, ma sono l'espressione di un sistema di potere che ha voluto che questa regione, come altre regioni del nostro paese, venissero governate dalla criminalità. Dopodiché poi i loro signori si sono fatti per tanti anni gli affari loro. E in questo, diciamo pure, anche parte delle istituzioni, parte della magistratura, o sono state complici, o hanno fatto finta di non vedere per quietudine o per collusione di vario genere. Altrimenti, diceva un grande storico, un grande filosofo, noi continueremo a parlare di cose del passato, saremo bravissimi a ricordare le storie di Tizio, Caio, Filano e Sempronio, faremo ogni volta delle mirabili conferenze, soprattutto ai giovani e agli studenti, ma in realtà non cambieremo di un millimetro la nostra vita quotidiana, perché solo se ci approprieremo di quella che è la lezione che ci viene dalla storia, quindi di una criminalità che intanto è espressione delle classi dirigenti del nostro paese. Ma quella criminalità delle classi dirigenti purtroppo non sempre si può processare nelle aule di giustizia, perché si arriva normalmente molto tardi. Oggi un po' meno del passato, per fortuna, non per merito di chi parla, né tanto meno di chi sta prima, perché le condizioni sono cambiate, ci sono state le stragi, ci sono stati fatti che di fronte anche alla coscienza meno, come dire, sensibile, ripugnano. E allora si è cercato di porre rimedio a tante cose, anche perché nel nostro paese la democrazia è stata seriamente a rischio. Guardate che a Reggio Calabria, io lo ripeto sempre perché probabilmente la cosa non viene così, ma oggi a Reggio Calabria si processano uomini delle istituzioni assieme a mafiosi per aver fatto parte di una cupola politico-mafiosa che ha gestito in modo occulto per anni le nomine, gli appalti, i posti di potere, tutto ciò che contava, tutto ciò che poteva comunque assicurare una posizione di controllo. Ecco, è un piccolo risarcimento che noi stiamo cercando con le nostre limitatissime forze di dare a chi ha subito la prepotenza mafiosa, soprattutto a chi ha visto strappati da sé, dai propri cari, dalla propria famiglia, con la violenza, come è accaduto ai presenti di questa sala. Allora noi dobbiamo in primo luogo riappropriarci di questo, cioè dell'idea di Stato, e dire: per tantissimi anni dentro le istituzioni dello Stato hanno operato persone indicibili, inguardabili, che non si potevano né si dovevano poter occupare di quello che invece hanno fatto e che lo hanno fatto. Oggi lo Stato siamo noi, siamo tutti noi, non chi indossa una giubba, una toga, una divisa, ma chiunque ha a cuore la propria vita, la vita della propria famiglia, la salvaguardia dei propri beni è lo Stato. L'imprenditore che si vede reciso il proprio vigneto, i propri alberi di kiwi, il proprio uliveto, che non denuncia, si mette fuori dallo Stato, da solo, perché deve, per risolvere quel problema, necessariamente andare alla ricerca poi di un interlocutore, che non può che essere un mafioso, che gli risolve il problema. Ma l'imprenditore che denuncia, che dopo aver condotto una vita di sacrifici, di aver coltivato i propri averi, i propri terreni per cercare di avere una propria posizione e poi si vede defraudato di tutto e va a denunciare, è un imprenditore che si fa esso stesso Stato. Io vorrei che questa consapevolezza, che oggi finalmente in Calabria comincia a sedimentare, a radicarsi sempre di più, diventi per tutti una consapevolezza.
loro diritti non passano attraverso l'interlocuzione con i mafiosi, ma che occorre farsi Stato, non, ecco, per usare le espressioni del piccolo Ferrante, lo sbirro. Lo sbirro è un concetto che ormai appartiene proprio a quel sistema di rapporti che ha fatto tante vittime, dove l'accettazione della violenza mafiosa, del sistema di potere mafioso, portava a far sì che la vittima dovesse stare zitta, dovesse subire e stare zitta. Oggi non è più così, per fortuna. Ci sono tanti strumenti, il nostro paese è all'avanguardia su tantissime cose, pur con i limiti strutturali e di risorse che ancora oggi ci sono, ma c'è questa nuova consapevolezza di cui tutti però dobbiamo essere in crisi, di cui tutti ci dobbiamo rendere conto, altrimenti continuiamo a perpetuare quel gioco di guardie e ladri per cui sì, io sto con le vittime, io celebro le vittime il giorno della loro ricorrenza, dopodiché continuo a farmi la mia vita, se mi succede qualcosa mi giro dall'altra parte oppure mi vanno a cercare il don di turno. Tutto questo, ecco, credo che non sia più possibile. Io chiudo dicendo questo: oggi nel nostro paese, ma soprattutto nel nostro sud, non sono più ammessi due tipi di armi, che pure per tanto tempo sono stati agitati da chi non ha mai voluto realmente fare i conti con queste cose. L'armi dei politici. I politici, i partiti, quando scoppia un bubone, si scopre che Tizio Caio è stato il terminale di una serie di rapporti indecenti, di rapporti collusivi, ci dicevano in passato: ah, ma noi non sapevamo nulla, non c'erano sentenze, non c'era nulla che certificasse l'appartenenza mafiosa. Guardate, quanto di più ipocrita. Paolo Borsellino, in una conferenza agli studenti di Bassano del Grappa del 1989, diceva: ma se io non voglio più avere rapporti con un politico, non ritengo, o non lo ritengo degno, come prevede la Costituzione all'articolo 54, di operare con fedeltà ed onore a servizio delle istituzioni della Repubblica, ma io non ho bisogno di una sentenza che lo certifica, devo dire semplicemente che è inadeguato. E questo è un primo alibi. Oggi nessuno più può vantare questo alibi, neppure può avere l'alibi di votare i politici indicati dalla 'ndrangheta o dalla mafia perché ci danno il posto di lavoro, perché non è vero, questa è un'altra ipocrisia. Non dispensano posti di lavoro, ma dispensano solo schiavitù, cioè condizioni per perpetuare il potere. La seconda categoria, e chiudo, che non può invocare l'alibi, è quella degli imprenditori, perché oggi il sistema di controllo che lo Stato nella sua complessità riesce ad adottare tutte le volte che un imprenditore denuncia qualsiasi cosa, è tale per cui nel giro di pochissimi mesi l'estortore viene arrestato, tratto a giudizio, condannato, l'imprenditore viene sottoposto a misure di protezione, se del caso si è subito dei danni che gli vengono anche risarcite, questi tutti i danni che ha subito. Quindi oggi davvero noi disponiamo di strumenti che in passato erano solo impensabili, e tutto questo però, se non entra nella coscienza collettiva di ciascuno di noi, continuerà, come dire, a rimanere soltanto qualcosa di lontano, di distante dalle nostre vite. Noi magari continueremo a ricordarci delle vittime, però non avremo mai cambiato realmente il nostro presente e il nostro futuro, che dipende proprio ed esclusivamente dalla capacità di guardare al nostro passato finalmente liberi da ogni condizionamento e dire: quello che è successo non può più accadere. Ecco, io mi auguro che queste occasioni servano a fare chiarezza finalmente. Michele Pino Maldi, ucciso a Cittanova il 23 novembre 1988. Michele è un operaio edile di 22 anni. Dopo il servizio di leva ha rinunciato per stare in aeronautica per tornare dalla fidanzata a Cittanova. Con il suo cuore riuscito. E con questa va a attendere alcuni amici che frequentano le scuole medie serali per accompagnarli a casa, mentre fermo davanti all'istituto e fiancato dai killer che sparano contro di lui uccidendo. I suoi assassini hanno ancora un volto. Francesco Longo, ucciso a Cittanova l'11 agosto 1989. Francesco è un operaio di 38 anni.
è sposato, ha un figlio, un altro nel vivo, è in ferie, ma come ogni mattina esce di casa alle 7 perché è impegnato a rifare i pavimenti in casa di una nipote del fratello. Sua moglie lo sente parlare con qualcuno nel cortile di casa. Gli sente dire per tre volte no, no, no. Esce di casa e trova il marito riverso per terra, con il braccio sul volto in un estremo tentativo di difesa. Francesco muore sul colpo, ennesima vittima innocente della faida. I suoi assassini ancora non hanno un nome né un volto. Insomma, adesso Mario, abbiamo tolto il forse, Regno. Abbiamo ascoltato tutti, io credo anche voi, abbiamo avuto qualche intervento che ha restituito tanto il senso alle parole, che noi troppo spesso svuotiamo, ha restituito il senso alla memoria, ha restituito il senso allo stare qua, a riflettere, a toccare le corde dentro e cercare ciascuno l'orizzonte, la strada percorsa. Luciano, sei tu che devi dirci come, indicarci la strada, dirci quali sono gli strumenti per trasformare la memoria in impegno. Grazie, io intanto veramente vi ringrazio di cuore per avermi fatto partecipare a questa iniziativa davvero bellissima. Lo dico senza retorica, ringrazio il sindaco, tutti voi che avete organizzato questa manifestazione e che ci avete accolto in questa maniera. Penso che una presenza così forte di cittadini sia più eloquente di qualsiasi discorso, né sarei in grado, come dire, di fare meglio di quelli che mi hanno preceduto a questo tavolo, perché sicuramente loro hanno detto da par loro, hanno sviluppato tutte le riflessioni possibili. Però volevo solo, come dire, aggiungere qualcosa. Se, come si diceva prima, non è retorica il ricordare, per esempio, le frasi di qualcheduno, di qualche illustre vittima di 'ndrangheta, io davvero sentivo, entrando qua dentro, venendo a contatto con voi, venendo a contatto con tante belle persone, mi sono ricordato di una frase di Borsellino che sono andato a cercarmi, che dice che sentire, l'importante è sentire il fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e della complicità. Ecco, è una sensazione, ci crediate o no, che io personalmente ho provato entrando in questa sala, vedendo tante persone, molte delle quali conosco anche personalmente. Volevo riflettere con voi su una cosa, perché noi ricorderemo le vittime delle mafie partendo dall'episodio di Capaci, cioè dall'episodio che ha riguardato la mafia e non la 'ndrangheta. È importante questo incontro perché qui si parla di vittime della 'ndrangheta. Per tantissimo tempo è stata ritenuta una mafia di serie B. E le vittime della 'ndrangheta sono state ritenute vittime di serie B. Pensate che la parola 'ndrangheta è entrata nella legislazione soltanto nel 2010, a seguito dei fatti che hanno riguardato la Procura Generale, la persona del Procuratore Generale, a seguito delle riunioni, per cui per caso c'ero anch'io, ho partecipato anch'io per la prima volta nella storia del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Regione Calabria. Proprio in esito a quell'incontro, Ottavio c'era, mi pare, forse no, non c'era quell'incontro, ma se lo ricorderà perfettamente, proprio in conferenza stampa, l'allora ministro della giustizia, in conferenza stampa, recependo quello che era stato un discorso che si era sviluppato proprio da parte di noi magistrati all'interno della sala riunione, disse che bisognava inserire nella legislazione il termine dell'andrangheta. Ecco, è importante, ripeto, che qui si ricordino le vittime di 'ndrangheta. E io sentivo prima le belle riflessioni che sono state fatte, mi veniva da pensare per esempio quanto cammino si è percorso in questi ultimi anni,
e quanto sia cambiato profondamente l'atteggiamento delle istituzioni, l'atteggiamento delle istituzioni verso i cittadini e di conseguenza l'atteggiamento di tanti cittadini rispetto alle istituzioni. E siccome sono perfettamente convinto, come dicevano appunto i nostri martiri, che noi non abbiamo bisogno di eroi, la lotta di 'Ndrangheta non è una lotta di eroi, ma è una lotta di uomini, e che la lotta di mafia, di 'Ndrangheta, sia una lotta che vuole la squadra, vuole il consenso, vuole la forza, la sinergia di tutti quanti, ecco, penso che queste riflessioni sul nostro modo di atteggiarci rispetto alla gente e viceversa, parlo qui da componente delle istituzioni, sia estremamente rilevante. Vedete, si accennava prima, domani pomeriggio ci sarà ad Arbillà, non a caso Arbillà, un quartiere difficile, come voi certamente sapete, un quartiere difficile, profondamente afflitto da gravi problemi di criminalità e non soltanto, da gravi problemi sociali, ci sarà questo ricordo delle vittime di 'Ndrangheta. E lì sono state invitate dall'Associazione Nazionale dei Magistrati tante associazioni di volontariato sociale, tante associazioni che appunto si battono quotidianamente tutti assieme per l'affermazione di legalità. È una strada che stiamo sviluppando da anni, da 6 anni a questa Reggio Calabria, da tanto tempo, e che devo dire abbiamo appurato con soddisfazione, è stata anche recepita da tante altre sedi giudiziarie. È un sistema, questo del sentirsi squadra, della trasparenza, del modo di, come dire, di rendere il servizio come qualcosa proprio di vivo, di vitale, di partecipato alla gente, che credo è l'unica strada possibile per la sconfitta della gente. Si diceva prima, lo dicevano prima anche i colleghi, che in anni passati gravi sono state le responsabilità delle istituzioni, di tutte le istituzioni, nel contrasto alla criminalità organizzata, e che certamente la battaglia di 'Ndrangheta, contro la 'Ndrangheta, passa anche da un recupero di credibilità delle istituzioni. Io credo che questa credibilità si stia piano piano recuperando, e si stia recuperando attraverso la sinergia istituzionale e anche attraverso la forza messa in campo, pur con tutti i limiti, pur con tutte le carenze, dalle varie istituzioni dello Stato. Penso che il contrasto che è stato assicurato in questi anni alla 'Ndrangheta sia sotto gli occhi di tutti, è stato un contrasto sotto il profilo penale, della repressione penale, è stato un contrasto sotto il profilo della prevenzione, quindi del accumulo, del contrasto all'accumulo illecito di patrimoni, il riciclo di patrimoni in senso sociale, è stato un contrasto sul terreno, attenzione, sul terreno culturale, che poi non è assolutamente meno importante dell'altro contrasto, è stato un contrasto nel recupero di legalità e di affermazione dei limiti. Ripeto, io sono consapevole per primo dei limiti che ancora abbiamo nella nostra azione, limiti dovuti anche e soprattutto a quelle che sono carenze fortissime di strumenti, di mezzi, di risorse, come da più tempo rivendichiamo. Ma credo che sia innegabile che la credibilità dello Stato in tutti questi anni è fortemente cresciuta, ed è cresciuta sul campo, questo mi preme dire, è una credibilità acquisita sul campo, sperimentata giornalmente sul campo con l'impegno di tutti, che non è, attenzione, un impegno eroico, è un impegno semplicemente connesso alla propria professionalità, al proprio lavoro. Nessuno di noi fa chissà che cosa, fa semplicemente il proprio dovere, ma come diceva Giovanni Falcone, per battere la 'Ndrangheta è sufficiente che tutti facciamo il nostro dovere, né più né meno che questo, cioè sconfiggere la 'Ndrangheta significa fare tutti il proprio dovere, e questo certamente
chi ha dei compiti istituzionali deve farlo per primo, perché è un esempio, deve essere da esempio, non soltanto perché la nostra Costituzione richiede questi requisiti per chi occupa posti pubblici, ma anche perché è chiaro che chi svolge un ruolo istituzionale deve dare questo forte esempio. E allora io credo che davvero si stia portando avanti un lavoro con fatica, che però è un lavoro di progressiva vicinanza delle istituzioni alla gente. E io mi rendo conto della sofferenza di molti di voi, quanto molti di voi soffrono perché non hanno giustizia in tempi rapidi, perché non sempre si riesce a realizzare tutto quello che si dovrebbe, si vorrebbe. Però credo anche, e qua si diceva prima, lo diceva prima il dottor Russo, il cittadino ancora non scende in campo, è vero, ma certamente è mutato l'atteggiamento del cittadino. Noi per la nostra storia, per quello che è stato sempre il nostro modo di vivere le cose, per fatti, come dire, risalenti nella storia persino all'Unità d'Italia e quant'altro, abbiamo sempre vissuto le istituzioni come un momento, come dire, di altro da sé. Noi del Sud, noi del Meridione, noi di questa benedetta provincia, da cui partengo anch'io e quindi posso criticarla da regino pieno. Non abbiamo mai avuto un forte senso dello Stato. Abbiamo sempre vissuto lo Stato con diffidenza, quando non con profonda rassegnazione e con questa lontananza, con questo distacco rispetto ad istituzioni che sono sembrate non soltanto altro da noi, ma anche che potessero farci esclusivamente del male. Ecco, io credo che oggi non ci siano più le ragioni per tenere ferma questa diffidenza, e credo che una buona parte dei cittadini l'abbia percepito. Ancora non scende in campo, ancora non indossa la maglietta della squadra, ma certamente è cresciuta profondamente l'attenzione. È cresciuta profondamente l'attenzione e l'ascolto, che prima era appunto lontananza totale, la diffidenza era distacco. Quel distacco si è oggi tramutato in un atteggiamento diverso, di chi ascolta, è pronto a recepire, non è ancora disponibile nella stragrande maggioranza dei casi, ripeto, a far parte della squadra Stato, però certamente non è più rassegnato e diffidente come prima. Ecco, io credo che momenti come questi vadano portati ulteriormente avanti, proprio sotto il profilo, come dire, non soltanto del contrasto alla criminalità organizzata, ma del contrasto alla criminalità organizzata attraverso la cultura. Volevo concludere con le parole di un grande magistrato, di Antonino Caponnetto, proprio su questo tema. E credo che quello che dice Antonino Caponnetto sia per noi regini e la provincia di Reggio una cosa estremamente importante. Dice dunque Caponnetto: riappropriatevi del vostro passato di fierezza, del vostro passato di cultura, del vostro passato di civiltà, fatelo divenire avvenire per tutti voi, dovete crederci incrollabilmente. E questo è lo spirito con cui dovete affrontare gli anni meravigliosi della vostra giovinezza e con cui dovrete affrontare poi anche le difficoltà della vita. Credere in questi valori, in voi stessi, in voi quali portatori di valori autentici, i valori che non cambiano mai, i valori che finiranno col prevalere sui disvalori della illegalità, sui disvalori dell'andrangheta, sui disvalori della mafia, sui disvalori della camorra, sui disvalori della sacra corona unita, sui disvalori della criminalità politica e affaristica. Siete voi che dovete costruire il vostro avvenire. Fatelo con decisione, fatelo con fermezza, fatelo con serenità, ma fatelo anche con amore e con speranza. Mi pare.
catalano, vittima innocente dell''Ndrangheta, ucciso a Cittanova il 4 settembre 1989. Giacomo ha 47 anni, è sposato e ha 4 figli, lavora in vivaio con la mansione di idraulico. Ogni giorno esce da casa alle 5.30 del mattino per andare al lavoro. Nelle ore pomeridiane si dedica a vari hobby. Quel pomeriggio si reca nell'uliveto della madre e ha bisogno di essere preparato per la raccolta. Proprio in un uliveto, il pomeriggio del 4 settembre viene ucciso. Il corpo senza vita viene trovato all'alba del giorno successivo dalla moglie e dai figli maggiori. I suoi assassini ancora non hanno un nome né un volto. La vostra sofferenza e le vostre lacrime ci incoraggiano ad andare avanti, soprattutto a impegnarci quotidianamente, perché questa sofferenza e queste lacrime non vadano a dimenticare. Sono la nostra forza, sono i nostri difetti. Noi vi ringraziamo anche per tutto quello che fate, per tutto quello che fate anche con le nuove generazioni, perché soprattutto attraverso la vostra testimonianza che si ha un impatto maggiore, che si scuotono le coscienze. Quindi grazie di tutto. Volevo, per concludere, esprimere, credo a nome di tutti i familiari, a nome di Libera Regionale, a nome di tutti quanti noi, la nostra vicinanza a Matteo Luzza, che è il referente regionale della memoria civile. Perché mentre venivo qui sono stato raggiunto da una telefonata, ricevuto una lettera minatoria indirizzata alla mamma, con tre proiettili in questa busta e la foto del fratello ucciso, un'altra delle vittime innocenti del Libanese. Quindi vedete a che punto arrivano questi criminali, no? Fino ad arrivare a mettere il coltello sulla piaga di questa donna che ha perso un figlio, alla quale è stato ammazzato un figlio, per dire il messaggio è chiaro, l'altro tuo figlio che è in libera, che continuamente si espone, farà la stessa fine. Noi siamo accanto a Matteo, siamo accanto alla mamma e in questi giorni cercheremo di organizzare anche una presenza anche lì ad Acquaro. Quindi grazie davvero di tutto, il Comune sarà presente. Grazie e di nuovo buonasera.